Buongiorno a tutti, io sono Davide, benvenuto nel mio canale. Che dire, ci siamo. Oggi riparte il campionato di Serie A. Che dire, sembrava domenica, sembrava l'altro giorno, ma oggi si riparte subito, si riparte con tre belle partite con Napoli, Empoli, Spezia, Udinese e Cremonese e Milan. Poi domani ce ne hanno le altre e giovedì ce ne hanno le altre. Voglio fare subito una nota. Non abbiamo fatto il tot esonero, perché per me questa settimana non ci sarà nessun esonero. Poi lo faremo un tot esonero alla fine della di domenica, lunedì faremo il tot esonero finale, il top e flop di questo inizio campionato, e soprattutto faremo un riassunto finale di tutte le partite finora giocate e di quello che finora c'è stato. Allora, vediamo partita per partita. Analizziamo questa penultima giornata di campionato prima della sosta e andiamo a vedere. C'è Napoli-Empoli. Secondo la nostra idea non c'è partita. Se andiamo a delle quote, c'è 1,90 per il Napoli, 7,50 il pareggio e la vittoria dell'Empoli 3,50. Nelle ultime 5 giornate Napoli ha fatto 5 vittorie, l'Empoli ha fatto 2 vittorie, un pareggio. Ha fatto due vittorie, un pareggio e due sconfitte. Non c'è partita, secondo me, come ho detto, il Maradona chiuderà con una vittoria questo mini campionato e poi si andrà a giocare l'altra partita a Udine. Per me Napoli vincerà, e vincerà anche molto largo, con un 3-4-0 pesante, secondo me. Poi andiamo a vedere l'altra partita. L'altra partita è Spezia-Udinese. Andiamo a vedere le quote. C'è lo Spezia, viene dato a 4,10, il pareggio è 3,60, la vittoria dell'Udinese è 1,85. Le ultime 4 partite dello Spezia sono 4 sconfitte e un pareggio, invece quelle dell'Udinese sono una sconfitta e 4 pareggi. Un Udinese che è in un momento davvero di crisi, però aveva fatto tanto prima all'inizio, ora è un momento che deve riflettere e sembra che e sta avendo una piccola flessione, però aveva fatto tanto prima. Lo Spezia viene da 4 sconfitte consecutive, ha perso contro la Fiorentina all'ultimo minuto, ha perso contro il Milan sempre all'ultimo, gli ultimi minuti stanno diventando fatali per lo Spezia. Qua però l'Udinese secondo me vince. Cremonese-Milan, andiamo a vedere, la vittoria della Cremonese è quotata 6, il pareggio 4,30, la vittoria del Milan 1,50. Nelle ultime 5 partite la Cremonese ha fatto 3 pareggi e 3 sconfitte. Il Milan viene da, nelle ultime 5 partite, da 4 vittorie e una sconfitta. Quella sconfitta pesante contro il Torino. Secondo me qua vince molto, molto facilmente il Milan, perché la Cremonese, con tutto il rispetto, è poca cosa a confronto del Milan. Poi andiamo nell'altra partita. Abbiamo Lecce-Atalanta. Abbiamo quotato il Lecce 4,30, il pareggio 3,50 e la vittoria dell'Atalanta 1,85. Il Lecce nelle ultime 5 giornate ha fatto 3 pareggi e 3 sconfitte. L'Atalanta nelle ultime 5 giornate ha fatto 2 pareggi, 2 vittorie, 2 sconfitte, 2 pareggi, 2, scusate, 2 sconfitte, 2 vittorie e 1 pareggio. Le sconfitte però sono con Lazio e Napoli. La cosa che fa male per i bergamaschi e che le due sconfitte sono state tutte e due sconfitte in casa. L'altra partita, Sassuolo-Roma, la vittoria del Sassuolo è quotata 3,40, il pareggio 3,50, la vittoria della Roma 2,5. Nelle ultime 5 giornate il Sassuolo ha fatto 4 sconfitte e un pareggio, la Roma ha fatto 2 pareggi e 3 sconfitte e 3 vittorie, scusate. La Roma viene da un momento non brillante in campionato, perché anche col Verona la sofferta l'ha vinta all'ultimo, con la Lazio non meritava di perdere, però non meritava neanche vincere. Secondo me il risultato giusto era il pareggio. Invece Sassuolo, come ho detto nei video precedenti, per me Sassuolo in questo momento non è né carne né pesce, perché è un ibrido. In questo momento non sa neanche il Sassuolo cos'è, se vuole essere una grande, una media, una piccola, perché troppi cambiamenti, troppi giocatori venduti ogni anno. Ti può andare bene uno, ti può andare bene due, ma un anno ti può andare male. Questa volta gli è andata male.
Andiamo all'altra quota, Fiorentina-Salernitana, la vittoria della Fiorentina è 1,53, il pareggio 4,20, la vittoria della Salernitana 6. La Fiorentina nelle ultime 5 giornate ha fatto 2 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio. La Salernitana ha fatto un pareggio, una sconfitta e 3 vittorie. Una Fiorentina che si deve riprendere dal brutto momento che ha avuto e si deve riprendere leggermente, piano. Ricordiamo che ha perso una partita che non meritava di perdere, ancora chi ama vendette il giallo andato di Marco, però con l'Inter ha perso, poi è riuscito a vincere all'ultimo minuto con lo Spezia e ieri e domenica ha vinto contro, come si chiama? Contro la Sampdoria, una bella vittoria. La Salernitana è un momento d'oro, vediamo che è al decimo posto, ha fatto tanti punti. Davide Nicola ha preso lo scorso anno la Salernitana in un momento di crisi e piano piano l'ha portata ai livelli che gli compete. Andiamo all'altra partita, Inter-Bologna. Ormai il Bologna per l'Inter è un incubo dopo i fatti lo scorso anno. Andiamo a vedere la vittoria dell'Inter, cosa sta? 1,32, il pareggio 1,55, la vittoria del Bologna 1,923. Nelle ultime 5 giornate l'Inter ha fatto 4 vittorie e una sconfitta. Il Bologna ha fatto 3 vittorie, una sconfitta e un pareggio. Il Bologna è in un momento positivo, viene da 2 vittorie consecutive. Tiago Motta è riuscito a trovare il cerchio dei problemi, il cerchio in tutto. E ha messo una squadra che doveva stare in campo come doveva stare, i giovani piano piano stanno riprendendo gli infortuni pure e sembra un buon Bologna. Io penso che troverà un Inter arrabbiato dopo la pesante sconfitta a casa della Juve. Poi andiamo a vedere Torino-Sampdoria, sono due squadre in piena crisi. Togliamo la vittoria contro il Milan del Torino, però sono due squadre, se la Sampdoria in crisi profonda e Torino non naviga in buone acque. Andiamo a vedere, la vittoria del Torino è 1,60, il pareggio 3,80 e la vittoria della Sampdoria 5,75. Torino ha fatto a un pareggio, 2 sconfitte e 2 vittorie. Il Torino che, come abbiamo detto, è una squadra che fa tanto gioco, però conclude poco, non è un centrofante che gli risolve le partite. La Sampdoria viene da 3 sconfitte, 1 vittoria, un pareggio, una squadra che non è squadra, né con Giampaolo, l'errore è stato tenere Giampaolo che ha rovinato tutto. Stankovic sta cercando di mettere un po' di grinta, però o non ci sono i giocatori o non c'è, per questa Sampdoria non va proprio. Andiamo all'altra partita, Verona-Juve, la vittoria del Verona è 5,60, il pareggio 3,70, la vittoria della Juve 1,70. Nelle ultime 5 giornate il Verona ha fatto 5 sconfitte, la Juve nelle ultime 5 giornate ha fatto 4 vittorie e una sconfitta. Speriamo che non facciamo risorgere i morti, perché noi facciamo risorgere i morti, abbiamo fatto risorgere in Monza, abbiamo fatto risorgere la Salernitana, l'importante è che non facciamo risorgere i morti. Il Verona viene da 5 sconfitte, ha perso con tutti, non voglio che mo giovedì tolga la scienza contro di noi, per favore, no, almeno questo non facciamo, togliere la scienza giovedì contro di noi al Verona. L'ultima partita di giornata è Lazio-Monza, quotata la vittoria del Lazio 1,60, pareggio 3,90, la vittoria del Monza 5. La Lazio nelle ultime 3 giornate viene da 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta, e Monza da 3 vittorie, non 3 sconfitte, un pareggio e una vittoria. Che dire, abbiamo la penultima giornata di campionato e poi si andrà verso l'ultima, dove l'ultima partita sarà Lazio-Juve. Andiamo ad analizzare anche l'ultima giornata prima della sosta, se lo troviamo, prima della sosta dei mondiali, e anche l'ultima, anche quella giornata sarà molto affascinante. Andiamo a vedere Serie A, se la troviamo. Ogni tanto calendario, ok. La penultima giornata ci sarà l'11 Empoli Cremonese, il 12 c'è Napoli Udinese, Sampdoria Lecce, Bologna Sassuolo, e il 13 si comincia Atalanta Inter,
Verona, Spezia, Monza, Salernitana, Roma, Torino, Milan, Fiorentina e si concluderà Juve, Lazio. E dopo si ferma il campionato per 2 mesi. Per 2 mesi ferma il campionato e ripartirà a gennaio. E a gennaio si ripartirà subito con un match pazzesco, Inter-Napoli. Subito. E che dire? Andiamo a vedere. Prima di arrivare a questo, c'è questa giornata di campionato che dovrebbe essere, secondo le idee di molti, una giornata transitoria dove tutte le big dovrebbero vincere. Perché Napoli contro l'Empoli, con tutto il rispetto dell'Empoli, non dovrebbe avere difficoltà. Il Milan lo stesso con la Cremonese, lo stesso l'Atalanta con il Lecce, lo stesso la Roma col Sassuolo, lo stesso l'Inter col Bologna, lo stesso la Juve col Verona, lo stesso la Lazio col Monza. Però come abbiamo detto, come abbiamo visto, l'altra giornata che doveva essere transitoria con Torino, Milan e Lazio Salernitana, dove sono caduti Lazio e Salernitana, questo campionato può essere un pericolo per tutti. Cominciamo da pomeriggio, dalle 6, con Napoli Cremonese e si finisce giovedì sera con Lazio Monza. Poi si parte l'ultima giornata venerdì. Poi però da oggi, martedì a domenica, sempre partite. E io sono sempre qui con voi, sempre qui. Interagite con me, vi raccomando, interagite, commentate, mettete mi piace, mandatemi a fare culo, ma interagite. Ciao, io sono Davide della Day One TV, vi raccomando, andate sui miei social, Day One TV, Instagram e Facebook. E cosa dici? Sempre solo forza Juve, forza la Serie A, quello che volete voi, mandatemi a fanculo, ciao.